era il 13 Albion, i nostri che sono sorprese. Si va agli ordini dello starter, gira volta, ed è partita la seconda corsa a Vincennes. All'interno Artiste Charente, che cerca di andare in vantaggio in giubba gialla dal largo Duke of Greenwood, e poi anche Arginio de Godin che prende il comando delle operazioni, mentre Aldo Deschamps viene subito squalificato. Colpo di scena, il favorito a tabellone. Fuori gioco quindi il favorito. Ecco l'avanzata di Remo Gas, che si porta al fianco di Arginio de Godin in terza posizione, a Dio Jocelyn in giubba blu con i bracciali gialli per linee interne. Artiste Charente, la squalifica anche per il numero 12 Amadijus. Al passaggio davanti alle tribune, Remo Gas e Marcos Morgan vanno a chiedere strada a Arginio de Godin in terza posizione, numero 8 di Jocelyn. Poi per linee interne, Artiste Charente, auteur compositeur, che avanza avendo in schiena René Palle Bigi. Con i cavalli che vanno adesso ad affrontare la curva di destra, capeggiati ancora da Arginio de Godin, c'è il volo al largo di René Pallebigi, che va a cercare di prendere l'iniziativa, l'errore di Adieu Jocelyn, e quindi anche Adieu Jocelyn che viene squalificato. Vantaggio René Pallebigi, Tommaso Di Lorenzo in vantaggio, sposta subito dalla sua scia Arginio de Godin, lo attacca e torna in vantaggio. René Pallebigi è secondo in corda con al fianco Remo Gas, poi la giubba gialla all'interno di Artiste Charente, quella nero gialla di Auteur Compositeur, dietro al quale è Ambre Gold de Beau in giubba gialla e maniche verdi. Quindi il resto del gruppo ancora disposto in doppia fila, c'è l'errore nel frattempo, non abbiamo fatto in tempo a vedere. Comunque al comando è il numero 9 Arginio de Godin, in seconda posizione c'è Remo Gas che lo attacca, Artiste Compositore che passa in terza posizione, la squalifica per Andrea Guzzinati e per il suo Ramses Rob, con Remo Gas che vuole andare al comando, all'interno resiste però Arginio de Godin, siamo all'intersezione delle piste, Artiste Compositore terzo, quarto in corda è René Pallebigi in giubba bianca, poi il gran volo di Robert B, numero 3, che sta progredendo in terza corsia sul finire della piegata, Robert B che va all'attacco dei leader, c'è un'incertezza da parte di Arginio de Godin, non sembra approfittarne Remo Gas, passa di slancio Robert B, inseguito da Artiste Compositore. Addirittura d'arrivo la squalifica anche per Artiste Charente numero 7, addirittura Robert B è in fuga, Robert B in vantaggio, Robert B che sta accumulando lunghezze su lunghezze e viene a vincere, Adonis Dubitier che viene a far suo il secondo posto, per il terzo rimane Remo Gas in quota all'interno. Robert B quindi domina la corsa. Per il figlio di Toss Out, in sediolo Robin Bakker, il training di Paul Hagurt, la vittoria per quest'ospite che vince a 8 contro 1, numero 3 al primo posto, secondo il 10 Adonis Dubitier, terzo il 4.